questa mattina mi sono svegliato e ti ho chiamato dopo un mese e ti ho detto ciao bella, ciao bella, ciao bella. Una butti dentro, mio mare. Io sono un attore, sono un attore di teatro, ma la mia vita è cambiata quando sono entrato per la prima volta nel fantastico mondo del doppiaggio. Queste sono le cuffie, questo è il legio, qui c'è il copione e davanti a me c'è un enorme, gigantesco schermo su cui viene proiettato il film. Doppiaggio, secondo tempo, anello 35, sei pronto? Sì, sono pronto. Vado, comincio? Sì, il film comincia? Vado io, Ciao. Eva. Doppiaggio, bisogna avere questa voce. Come stai? Senti, Eva, sto passando a trovarti. Sì, lo so che è tardissimo, ma ho bisogno di dirti una cosa importante. Ti prego, non dire di no. Devi fare tutte le no. No, Eva, non posso dirti niente per telefono. Io devo vederti. Adesso, il tempo di uscire di casa è solo da te. Grazie. Cazzo, via oi! Oh, ha smesso. Eccomi, sono arrivato sotto casa sua. Ho capito, trova il parcheggio. L'ascensore è rotto. Cosa vuoi da me, Adam, Ne abbiamo già parlato, ricordi? Non possiamo continuare a vederci in questo modo. Ma io ti amo, Eva. Non posso vivere senza di te nemmeno un giorno della mia inutile vita. E tua moglie? L'ho lasciata a cosa? E cosa? Come cosa? Ma sarà a casa, no? C'è scritto cosa? Ho capito, ma c'è scritto cosa, ma un po' di ragionamento l'ho lasciata a casa. Che ho capito, ma se c'è scritto cosa io leggo cosa. Ho capito, ma può essere qualcosa di cosa. Non è che uno può decodificare, se c'è scritto cosa io leggo cosa. I copioni scriveteli bene alla prossima. No, scusate, ma sempre con questo pignolo, ma hai cambiato i turni a me. Ricominciamo? Ho capito, lasciata a casa non si può sentire. Da quando lui sarà a casa? Sei bellissima. Che cosa vuoi da me, Adam? Ne abbiamo già parlato, ricordi? Non possiamo continuare a vederci in questo modo. Ma io ti amo, Eva. Non posso vivere senza di te nemmeno un giorno della mia inutile vita. E tua moglie? L'ho lasciata a casa. Le ho detto tutto di noi. E cosa? Davvero? Sì, mi ha cacciato di casa e ora sono libero. Senza più niente, ma libero. Amore mio, l'hai fatto per me? Certo, amore, perché io ti amo davvero. Anche io ti amo davvero. Mam
tesoro, dove stai andando? Laggiù. Mamma. No, amore, no, non lo fare. Ah. Sì. Scoraggiami tutta. Più forte. Così, più forte. Sì, bella padanza. Come padanza? Ma sarà padonza. C'è scritto padanza. Vabbè, ma sarà nell'errore di scrittura, no? Ma se c'è scritto padanza, io leggo padanza. Ma scusa, ma che vuol dire bella padanza? Non è che uno può decodificare. Ho capito, scusami. Bella padonza c'ha un senso. Bella padanza, che vuol dire? Se c'è scritto padanza, leggo padanza. Io no, consorti come le scriveteli bene. Ma che, ma scusa, questo è matto. Ma la riconosci? Ma c'è sarà la differenza tra una padanza e una padonza? Tu sai. Guarda che ho detto più sul divano. Non mi decodificai. Guardate un po' dei padonze così te la regolata. Ricominciamo? Ricominciamo. Da quando lui la appende sull'armadio, eh? Allora, vai. Tre. Sei tutta rossa, avanti fammela la contromossa, dammi la scossa almeno un po', avanti dimmelo che ti ho commossa, sei tutta rossa, avanti fammela la contromossa.